Fin dall'inizio dell'emergenza ai sindaci sono stati forniti gli elenchi nominativi dei cittadini che sono stati oggetto di contagio del coronavirus. E nello specifico, io personalmente ho contattato tutte le famiglie, innanzitutto per sincerarmi delle condizioni della loro salute e poi per vedere se avevano necessità di assistenza sanitaria, assistenza alimentare. Abbiamo quindi aperto il COC, che è il centro operativo comunale per le emergenze. Abbiamo avuto la disponibilità immediata della Protezione Civile, che coordina tutte le attività relative all'assistenza ai cittadini, e la Polizia Locale, che invece è quella che deve, dal 29 marzo, giorno in cui si è presentata la problematica presso la nostra casa di riposo, e ho iniziato a partecipare al CCS, che a livello provinciale, gestito dalla prefettura, dove vengono interessate tutte le forze dell'ordine e tutti i comuni che hanno problemi con le case di riposo sul territorio veronese, perché ci sono stati assegnati 94.500 euro dallo Stato per i buoni spesa, che stiamo iniziando a distribuire proprio in queste ore. Abbiamo deliberato dei contributi straordinari alla Protezione Civile e all'Associazione Nazionale dei Carabinieri. Abbiamo, tramite associazioni locali sul territorio, iniziato una raccolta alimentare, il carrello solidale, e devo dire che la risposta dei nostri cittadini è stata straordinaria, perché abbiamo raccolto veramente un gran quantitativo di alimenti. A livello comunale abbiamo sospeso tutti i pagamenti di tributi fino al 30, per adesso fino al 30 giugno, ma probabilmente sposteremo dopo l'estate anche, con l'augurio che l'economia possa ripartire.